Ed ecco tutti ed eccoci tutti insieme, non so quanti sarete perché l'orario è trasgressivo, per questo A Pranzo con D4 che inaugura, dopo gli esperimenti fatti con FIFA e Forza Horizon, gli appuntamenti che la redazione maledirà fin quando avrà fiato per respirare. Ovvero quelli che vi porteranno a passare con noi un'ora e mezzo, un paio d'ore, durante la nostra pausa pranzo, in teoria, per cui noi non mangiamo, non giochiamo, e voi vi guardate quello che può essere un gioco che voglio giocare io per i fatti miei o i cazzi miei, quello che un altro redattore deve giocare perché tanto gli servirà per la valutazione del gioco dell'anno, o semplicemente perché ha voglia di giocare. Adesso vediamo questo prologo, questo inizio, perché il gioco è D4, Disware, in esclusiva per Xbox One, si gioca con Kinect, come noi in questo caso, e speriamo che vada bene con le luci, che è sempre un po' un macello, oppure si gioca col pad, ma non è la stessa cosa. Molto chiacchierato, è andato avanti lo sviluppo per tantissimo della storia di questo detective, che a un certo punto gli ammazzano la moglie e lui deve riuscire a scoprire chi è stato prima di tutto, e poi soprattutto deve riuscire, con dei poteri che magari qualcuno ci racconterà nel corso del gioco, deve riuscire a invertire l'evolversi degli eventi e quindi deve provare a salvare la moglie. Pare che sia completamente fuori di testa, ma poi mentre mando un tweet per avvertire tutti che ho cominciato questa roba, ci guardiamo insieme la presentazione perché se no, essendo di fatto un'avventura, non si capisce una mazza della trama. Un'avventura con Kinect. Guardate la manina. Titoli di testa. Mando il tweet, guarda. Oh. Esamina gli indizi, vediamo un po'. E intanto mi sblocca subito un fantastico obiettivo per Baron Karza. Come si fa? Si sceglie. Leggi tutte le osservazioni. Praticamente, siccome questo qui è il nuovo Kinect, allora evidenziare e poi premere la manina su una boa. Questa qua, ecco qua. Stemma di bronzo, ok, esatto. Afferro le medaglie dei crediti. Praticamente, siccome il nuovo Kinect permette di riconoscere la... come si dice? Spingi il cartello. Eccolo là. Permette di riconoscere l'apertura e la chiusura delle dita, vedete che la manina cambia, posso fare ovviamente l'interesse. Guardati attorno. Chi guarda solo il porto per guardarti attorno. Guarda un po', e quindi quando ho fatto così, posso fare così e le posso atterrare. Guarda bellino. Terminati al gufo. Ah, vedi, sono tutti i bonus questi, perché poi in realtà si... Scoprendo appunto i bonus, si fanno. Vedi, posso girarmi per vedere i dintorni. Posso anche tornare indietro. Andiamo a vedere se riesco ad andare a riprendere i simpatici crediti che ho lasciato. Perché in pratica, poi, soprattutto più avanti. Ah, posso spingere anche la palla. Aspetta. Rotti per i pescherecci. Aspetta. Wow. Come si fa? Così? Davvero? Che figata. Insomma, comunque dicevo, è partito un hashtag su Twitter che si chiama Save D4, che è appunto il nome del gioco. Perché sviluppato da tanto tempo, ricordiamo che Swery, cioè, ci hanno messo una vita un po' per svilupparlo. Però, insomma, a moltissimi fan, Swery, aveva fatto Devil's Premonition nella passata generazione di console. Ed era una specie di free roaming malato, una specie di Twin Peaks, che aveva qualche difetto secondo me, anzi più di uno ce l'aveva, in termini di interfaccia, poi era fatto con due lire, quindi a livello di grafica faceva un po' pena, se volete. Però... appunto, si era fatto tanto apprezzare e ha veramente tanti estimatori. È ripartito un po' questo tantam per il gioco, perché ovviamente non c'è tanto budget dedicato per il lancio dello stesso, e chi ha provato il titolo e si è affezionato lo spinge con questo hashtag salvate D4 in pratica. Anche noi l'abbiamo fatto l'altro giorno e lo rifaccio anche adesso. Spingi il gufo. Io se riuscissi a... Vediamo un po'. Io faccio intanto il tweet. Ancora. Afferra. Ah, è quello che ho fatto.
Infatti, c'ha pure la scarpa della moglie, un po' mi ricorda il più vecchio Bim Bum Bam. Agita entrambe le mani. Ok, sincronizzazione 100%. Resta nel personaggio per ottenere la migliore sincronizzazione possibile. Devo riuscire a fare le cose che fa lui. Appunto, tutte le volte che vedo, probabilmente il gioco sta I didn't see you sostanzialmente. again Non this sono time riuscito a either. vederti nemmeno stavolta. Sta nel riuscire a reagire prontamente alle sollecitazioni e alle indicazioni che vengono sul schermo per aumentare la sincronizzazione col personaggio e quindi sbloccare più segreti e sapere di più della storia. Ok. Comunque non si può sapere tutto del gioco con un solo playthrough, cioè giocandolo una volta sola, bisogna farlo più volte, vedete, perché bisogna stare molto molto attenti. La Didn't even precisione think del of you. comando di Kinect, avete visto, permette di fare Formula out the cose che bastard. prima non si poteva, ovviamente. Per chi si è comprato Xbox One al Now I'm lancio, che come detecting sapete, ci aveva. researchers past. Ora sono un My investigatore che likes include indaga. Mi piace la one tequila pura, Sensei proprio guy super tequila. alcolizzato. My dislikes C'era include Arada, che era lo sviluppatore di drugs Tekken, and che voi cheating. immaginate fa tutti gli appuntamenti della stampa co coperto di a bere tequila, Please. grappe, come si chiama il liquore? Il Jimmy liquore, quello Kimmel. giapponese, Since quello then di I've been riso, using every madonna, il second of my sake. life to solve a case. Using a Direttore certain Swery, appunto. very special power. E lui dice che ha questo potere, riesce a ricorgere, a rivivere i momenti passati e questi gli devono servire per riuscire a fare un po'. Afferra. My head is full of La piena di memories of your ricordi, mia life. moglie. È tutto sottotitolato, ovviamente, non è in Tin inglese. bullets Guardarsi rotting. intorno. Guarda un po'. What happened in Ma this cambia lo place sto specchio, poraccio, via. on that day? Interagire oggetti con le persone consuma vigore. È questo, praticamente. Il vigore. Cosa vi fa il vigore? Il vigore praticamente è la vostra stamina dei giochi di ruolo. Potevo anche se perché mi serviva un po' sedere la famosa tazza. Mi siedo sulla tazza. A Oggi non kid mangio feels sulla the tazza. switch of Vediamo se mi emotion. posso spostare l'inquadratura anche quando sono Eventually seduto. sends it wants the feelings to be understood. Travagliata. La mia piccola Peggy, oddio, è la morta. Aiuto, c'è la morta nel cesso, anzi nel bagno. Sentiamo il momento di super relax. Everyone Ah, mi has their devo own muovere, vedi, se ghost. no mi finisce il momentum. A small desk in an office. A molten hot factory. A quiet library. The Mamma mia, barista in a inquietudine. La supermarket. cassa in Or in supermercato, the middle magari of il an centro di un intersection. incrocio A bed. trafficato. On a golf Allora, guarda, course. Kitchen. gli clicco la He stands the faccia. whole Sta time. fissando qualcosa. Mi sposto. Oddio, fermati. Mi spara e ride. Buono. Che faccia mi trovo sul tappo. Ah, carina. Mi ha sparato. From the day she Amore died, mio, mi manchi tanto. this has been my place to work. Bello. Quindi lui da quando lei è morta lavora nel cesso. E questa è la cosa che abbiamo scoperto. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Vediamo se si riesce a uscire. Aspetta, qui c'è qualcosa. No, qui non c'è più nulla. Vabbè, facciamo così che si fa prima. Vediamo un po', afferra. E noi a questo punto usciamo dal cesso. C'è la fila perché? Un po' sì. No results this time either. Nemmeno questa volta. This case is in the clear. Non riesce a riscoprire. Vediamo un po', via. Vediamo se ci si sposta. Ah, giusto, perché bisogna, se mi sposto a sinistra. Tocca la testa con entrambe le mani. Ah, mi fa vedere se faccio così. Mi fa vedere quali sono gli oggetti interattivi dentro la stanza. Vediamo un po' dalla finestra, facciamoci i cazzi degli altri. Vedete, la Okay, barretta di let's check stamina mi that si out. sta consumando. Adesso non ho tempo, ma ha scaccato così. Vediamo un po' qua. Allora, devo fare piano, perché sennò non prende la roba. Vediamo un po'. Afferra. Bende. Prese le bende, mi sono curato perché avevo problemi di energia. Giustamente mi conviene fare la mano sinistra. Chissà, però non mi ricordo il cesso da che parte sono uscito. Vabbè, andiamo di qua, via. Camminiamo, afferra. Guardate lì. Praticamente dovete scegliere quali sono gli indizi con cui volete avere a che fare. Praticamente ipotizzavano questi che ce l'avessero con lui. I sospetti rinati. Muovi la mano e va bene.
provo a passare col cursore sopra la freccia. Vediamo. Test antidroga positivo. Sono state trovate tracce dello stesso. Quindi praticamente lei è morta drogata nel reparto di terapia intensiva. Sono fatti male tutti e lui non si ricorda una mazza di quello che è successo. Sussurrò mentre moriva. Eccolo là, vedi? Io devo cercare questo D, maledetti. Chi è D? D è un figlio di puttana. Vediamo un po'. Guarda come sto accartocciato sulla sedia, se mi ci metto io. Vediamo un po'. Tracce di altri soggetti? Nessuna. Tutte le impronte digitali, il DNA estratto del sangue. Non c'erano gli indizi. Ma lui c'ha una parete sfondata già lì, che cazzo è? Under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead end case. Ah, perché giustamente lui adesso con quel potere che ha riesce a scoprire. Ok. Riesce anche a scoprire altre cose del passato e quindi a risolvere i casi. Swear che ci riuscirà. Swear. E quando lo troverò, oh Peggy, che gli fa Peggy? Che succede? Amanda, aiuto. Vediamo un po'. Esatto, non devo fare come si faceva quello vecchio che non era abbastanza preciso, che bastava fare il movimento, quindi devi proprio passare il cursore sopra la freccia perché sennò non si vede. Io mi recupero così l'energia e soprattutto posso riesercitare la mia visione che mi fa vedere le cose nascoste nello schermo. Che cosa c'è da afferrare? Vediamo un po'. Ah, mangio, almeno nel gioco mangio. Cosa mangio però? Mangio una mazza. Ah, l'hamburger. Mi mangio l'hamburger e mi ritorna la stamina. Magari avrei potuto aspettare. No, no, l'acqua no, te lo giuro, non volevo. Maledizione. Che sa già come fare. Salutiamo Pierpaolo che è venuto in questo momento col suo mal di schiena. Perché sta per fare gli unboxing dell'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus. Vediamo un po'. Io mi giro. C'è qualcuno che bussa alla porta, ma io me ne frego. Intanto vado ad aprire il frigorifero. Apriamolo un po' e vediamo cosa c'è dentro di orribile. Intanto mi faccio subito un goccino, che mi va. Poi mi faccio anche un barattolo di che cosa, non lo voglio sapere. Ah, vedete, sto recuperando e sprecando tutto il mio armamentario, ovviamente. Vediamo, mi avvicino là. Però quella lettera lì sul tavolino un po' mi luma, eh. Vediamo un po', afferra. Aspetta. Allora, se volete scrivermi qualcosa, io provo a interagire con voi. O scrivete al mio Twitter, Barone AJ, ma se no, adesso io cambio l'account. Anzi, via, vediamo un po'. Vabbè, dai, apriamo la porta, sta disperata. Tanto è un playthrough così, poi magari un giorno me lo giocherò per bene. Che cazzo devo fare? Grande azione, 50%, sono andato lentissimo. Devo saltare, perfetto azione, aiuto! Oh! 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 Aiuto! Ho preso il topo al volo! Aiuto! Che devo fare? Prendila! L'ho presa! Devo tirarla! Non fatelo a casa! Non fatelo a casa! Le donne non si toccano neanche con un fiore! Che devo fare? 4 grande e 4 perfetto. Subire danni in interazione alla scena d'azione riduce la salute. Ragazza misteriosa. Io direi anche un po' zoccola, vista come va in giro. Ah, vedi, la posso guardare per bene in faccia. È come una scialuppa di salvataggio. È una sua amica, quindi ha due occhi un po' strani. Visto che poi uno è blu e verde, sembra David Bowie senza la barba. Ha deciso di guardarmi le gengive. Non c'è male, se n'è andata. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy bear. Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? Vediamo.
Access Gate Airways Flight 117. Access Gate si chiamano, l'Access è il, è la software house di Swery praticamente. No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. Vediamo. I've got the good stuff for you this time. Perché è ambientato a Boston il gioco. Guardate, è fatto davvero bene, eh? Quello lì era il prologo, di fatto. Ha introdotto i personaggi con questo David Young, il suo socio e amico, Super Panza Forrest Kaysen, a parte che posso stare zitto di recente. È anche un flirtone. Olivia Jones, la famosa Olivia Jones con la super musichetta lounge. Guarda se ti piace. Il problema è che io sul cellulare non riesco a recuperare i vostri fantastici tags. Antonio Paolillo, sì, il concorso di Destiny, guarda, mentre i ragazzi faranno la diretta, perché subito dopo di me c'è la diretta di Mordor, delle ombre di Mordor, insomma, attesissimo action e un po' di tutto game. Che abbiamo recensito stanotte con la recensione del buon Stefano Brocchieri, che gli ha dato niente meno che 9.2. oggi appunto facciamo in diretta con le rubriche, con Antonio che presenta, con Pierpaolo che credo che giochi, insomma, come al solito il nostro super spettacolo in cui approfondiamo in gioco sulla base di una recensione. Antonio Zapatero, secondo me. Tra l'altro è interessante questa cosa degli obiettivi che si sbloccano coprendo le scritte del gioco. Io parlo con voi, non sento una mazza, non riesco a leggere, quindi chissà che vogliono me. Sblocca a manetta, tra l'altro. Guarda il lavoro. Disciplina perfetta. Io tra l'altro dovrei anche non distrarmi. E lui è sparito. No. È sparito sto tizio da un aereo, non so cosa facesse sull'aereo perché parlavo con voi. Comunque dicevo, oggi chiudiamo il discorso di Destiny, nel senso se le comunichiamo per bene i vincitori, vediamo se farò una news, eccetera, eccetera. Però comunque sì, fra oggi e domani mattina si chiude. Lei che stava sotto il tavolo fino adesso, peccato che io non ero seduto al tavolo. Ah, è sparito da questo disastro, era un tizio che doveva testimoniare contro un boss. E il boss contro cui sembrava e dovesse testimoniare si chiamava D, quindi come l'assassino della moglie. L'identità di D. Interested yet? Ti interessa yet? È certo che mi interessa. Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft. Vedi, durante il volo è sparito da un aereo. Ti sembra possibile che uno scompaia da un aereo? C'è qualcun altro di mezzo, cosa vuoi che me ne importi? Facciamo la seconda, io faccio la persona civile. Sincronizzazione 100%, sono un gran drago, eh. David, il pensiero che tu stia leggendo questa lettera mi rende felice. Spero che tu sia calmato, ti amo come sei e amerò ciò che diventerai. È la seconda volta che ti scrivo queste parole. Ricordi la prima? Oggi ho ritrovato le mie vecchie lettere, mi sembra così strano. Queste sono lettere d'amore, sono rose rosse e parlo d'amore. Ti lancio una sfida, la tua picca è questa, ragazzi. Direi che ci risparmiamo i dettagli. Devo trovare nel bagno, perché se voi vi ricordate, oramai il bagno è diventato il mio ufficio e quindi io devo andare in ufficio. Perché? Ma lei ci posso far nulla? Afferra. Un po' di sesso o no? Negozio di Amanda. Che figata. Posso usare i crediti per comprare la roba quando la consumo. Vigore. Un buon panino con tacchino. Con progetto no, perché io adesso ce l'ho ancora. Per cui mi serve dopo. Visione, salute. Ah, perché posso aumentare? Vediamo il vigore. La visione. Non posso comprare una mazza in realtà. Vediamo un po'. Vigore più 2, vigore più 2, aspetta, una caramella colorata in cima a un bastoncino. Ah, ok, a seconda dell'attributo, visione e salute, però servono per ripristinarle, ovviamente. Di certo non mi aumentano. Poi ci sono gli abiti da poter comprare. Mi compro la barba? Come vi piaccio di più? Così o così? Set pessimo showman, giallo e rosa, costa un botto di... Ah, che aumenta le statistiche. Questo diminuisce la visione, diminuisce un sacco di roba. Questo, guarda che figata, questo aumenta la salute di 2, diminuisce di 10 il vigore. E Dio, no, io il vigore lo voglio. Meno 20, meno 1. Cosa faccio? Mi faccio la barbetta corta che così? Ma sì, proviamo a comprare questo. Meno 500. Compro oggetto e mi faccio... Il pizzetto a fighetto che usavo tanto tempo fa. Potrei comprarmi questi pantaloni che mi danno più 1? 800, spendo un po' di soldi a caso. Lo compro e mi vesto
Come un pirla? Ma sì, facciamo che esco. Ah, regali non ne ho, quindi adesso chiudo. Quindi lei praticamente è la mia profumiera. Mi regala o mi barra mi vende la roba. Io intanto controllo. Controllo su Twitter, perché non avendo la password non lo so e devo fare la ricerca tramite Twitter. Tu puoi finire 2:30? Eh? Tu puoi finire 2:30? Sì. Ah, poi? Ma sì, un 40, dai. Cioè, sì, comunque sì, so che dovete preparare la diretta. Mi interrompo un po'. Altro che vorrò fare questo. Ah, ok, vabbè, ciao. Allora, vediamo un po', quindi... Allora, io entro dentro, vedete mi si consuma la roba, entro nel quello che lui ha chiamato ufficio, letteralmente, quindi entro al cesso per sognare, probabilmente mi sdraierò nella vasca. Perché chiamo il mio socio? Bella la texture sul case file, eh. Grazie per l'aiuto, insomma... We're partners, siamo soci. È diventato un punto un investigatore privato. Se non ti si sta assumendo una parte della colpa per quanto è successo con la moglie. Non lo sapremo mai che cosa è successo con la moglie. Vediamo un po'. A pranzo con Difforce ho una fame che metà ve la raccomando. Lei è scema, completamente scema. Just trying to give him a reason to live. Aspetta un po'. Adesso mi tocca fare. Ah, cavolo, mi sono distratto. L'ho preso, dai, l'ho preso. Tra l'altro a fare questa cosa uno si deve ricordare che per chiudere la mano, basta chiudere la mano, che non importa stringere forte, mi sto spaccando i tendini. Sto spaccando. Mi sto bene, eh? E che fa? Ah, mi concentro. Mi concentro e divento tutto in bianco e nero. Voi ci riuscite? Sta bene davvero lui, guarda che begli occhi. E torna indietro nel tempo. Microsoft Studios mi sa che adesso ci sono i veri e propri titoli di testa. Ma che bella musica! Allora, proviamo a fare una cosa, multiplayer. Vedi. Che triste, che amarezza. Allora, Kinect, raccolto, mi blocca un altro fantastico obiettivo, mi sta coprendo di obiettivi, credo che ne abbia 1000 come al solito, oppure magari risultati 2 di 2, vediamo che cosa è successo. Dovrei aver fatto quello che si chiama un perfect, praticamente. Ah no, risultati... Ah, i risultati delle due parti, praticamente. Tempo di superamento, mezz'ora e 45, crediti bonus 437... Esatto, si basta fare molto leggermente. E qui invece la seconda, se vado su Kinect, mi farà regolare il Kinect. Guarda i risultati del sensore Kinect. Tempo trascorso, tempo di gioco con la mano destra 14 minuti, con la mano sinistra 1 minuto e 21, numero di cambi di mano 45, prese 192, numero di lacci 45, i lacci saranno le connessioni fra le due, numero di comandi vocali 0. I comandi vocali non sono abilitati per la versione in italiano. Questi sono gli extra, guardate quanti me ne mancano. In realtà, da quello che ho letto anche dalla recensione del Buon Giorgio, non si può scoprire tutto al primo passaggio. Bisogna dedicarsi alle altre cose via via che si passa. Poi c'è anche questa cosa, delle classifiche online. Calorie bruciate, perché calcola anche le calorie bruciate. Non so, però non ho capito se si riferisce a chi gioca oppure all'omino nel gioco. Al protagonista di... Vabbè, questo ringraziamo il Nat fantastico della nostra redazione. Niente, amici, guardate, grado A, guardate quanti ci stanno giocando. Vabbè, io torno indietro e chiudo dolcemente la mano. Visione usata, spinte, distanza percorsa, punteggio, tocco di trifoglio. Chissà che minchia è. Io vado avanti. E a questo punto mi sa che... Dopo questo momento la musica è bellissima. Ah, vedete, ho sbloccato tutti i vestitini. E la funzione rigioca episodio prologo. Questo era il prologo. Quindi adesso cominciano i due episodi. Stavo letto appunto che il prologo durava una mezz'oretta e gli altri due episodi durano circa un'ora, due ore l'uno. Episodio successivo.
La vedi, sta aggiornando. È veramente divertente. Sì, Salvatore Lavino è molto molto divertente, più che altro è diverso dal solito. Ora ci racconta un po' di storie. Vediamo un po' in silenzio, dai, almeno hanno fatto tanto sforzo per fare una cosa così. Poi appunto Kinect funziona bene, quando funziona bene è un piacere, insomma. Vediamo un po'. Nodo gordiano. Guardian Netter e il robot. Qui è un po' un problema appunto perché non ebbi pensato a quella cosa lì. Vediamo. Allora lui si ritrova sull'aereo, vedi? Si ritrova sull'aeroplano. Vedi? Lui si ritrova in questi momenti, in questi ricordi, dove cerca di ricostruire. Ricordiamo che lui sta indagando su questo corriere presunto che stava portando qualcosa su questo aeroplano. E poi lui sparisce durante il volo e non si sa che è successo. Lui dice: ho perso la memoria di quello che è successo quando è morta la moglie. Salutiamo il produttore Nobuo Tomita. Però appunto ha perso la moglie, ma in cambio, sti cazzi, riesce a rivivere il passato. Intanto perde anche sangue dal naso. E che devo fa? Ah, se l'ha asciugato. Speravo di farmelo io toccandomi il naso. Bello, lui che si aggiusta il capello con in mano un... Chi l'ha uccisa? Perché appunto la moglie è morta e gli ha detto cerca di, chiedi, e lui spera di scoprirlo tramite queste robe. Si impasticca, beve, fa di tutto. Deve cambiare il destino, deve riuscire a impedire che la moglie sia morta. Vediamo un po'. C'è riflessi, gente che chiacchiera, proprio il rispetto per chi soffre è pari a zero praticamente. Trova il corriere e l'agente federale, vediamo un po'. Specchio sul lavabo, questo me la potevo evitare, eh? Ah, vedi. Killer, conspirator, mastermind, witness, or maybe. Sentite il rumore dell'aeroplano? Vedi, devo scegliere con cosa interagire, perché appunto, vediamo un po'. Perché appunto di tempo non ce n'è tanto. Spingi, vediamo un po'. Aiuto. Aspetta. Ah, la scritta simpatica sul muro per lui non gli rappresenta niente. Allora io esco, afferro e esco dal gabinetto dell'aeroplano. Ok. No vandalismo, ho scritto di... Come si fa a sparire da un aereo? È impossibile sparire da un aereo. E chi è questo pirla con in faccia la mascheretta? Vabbè. Appunto, poi di solito quando faremo questo a pranzo con... ci sarà qualcuno che ha in modo di leggere la chat in maniera più... Ah! Quella mi sa che era Olivia Jones, la super topa di prima. E questa è la moglie. Va tutto bene. Potrebbe andare meglio. Olivia Jones, guarda lì. Vieni qua. No! Accidenti, che bella ragazza. Andiamo sul diretto. Sincronizzazione 2 perché ho perso. Resta nel personaggio, capito? Se io faccio delle cose che non rientrano col personaggio, quindi c'è anche un risvolto psicologico. Olivia Jones, assistente di volo. Vedi? La crisi dell'Alitalia a noi non ci rappresenta nulla. Il vostro comandante, Gordon Cage. Non vuole contatti con me. Vediamo se gli tocco le puppe. Guarda come stringo le mani sulle puppe. Eccola! Just one thing, sir. You're surely aware that we carry a passenger list aboard. Huh. Memorized it, have you? We don't take kindly to stowaways, if that's what you are. Ah, perché ovviamente io non ci sono sul elenco dei passeggeri. Eh sì. Well, Miss Olivia Jones. Come faccio qui? Maybe you're on. Preso gusto fragola. Eh beh, mia male.
Allora, toccati la testa con entrambe le mani. Che faccio? Ci buttiamo di sotto? Ah no, peccato. Ben chiuso. Esatto, il corriere da che parte è scappato? Se questo è chiuso, ma speriamo non sia riuscito a aprire. Ah, aspetta un po'. Vabbè, vado avanti. Vediamo un po'. A ferro. Voglio passare. Torno indietro, non mi fa andare. Tra l'altro ho quasi consumato tutto quello che potevo consumare. Allora, vediamo se riesco a rompere il cazzo. Siete accanto a Zapatero. Ora mi spacca la faccia. Vedete, questo qui è quindi l'agente dell'FBI o chissà cos'altro che stava accompagnando questo corriere. Io ho perso la penna per parlare con voi. No, forse ce l'ho fatta ancora. Punta di penna rotta, quindi non è che scriva granché. Ferita da proiettile. Occhiali da sole costosi. Un altro caso, perché? Perché scorti un personaggio così? Che ci fai? Derek Buchanan, agente federale statunitense. Io questa cosa devo fare tre volte e vedergli la faccia. Era il proprietario di quel momentum, cioè del distintivo che ho trovato. Quindi lui mi conosce in realtà. Cioè, sta zitto pelato, ho commesso un fallo. Quindi evidentemente uno ci dovrebbe anche rigiocare per vedere qual è la risposta più in linea col profilo psicologico del personaggio. Sparisci, levati dalle palle. Non attacca. Devo parlare con lui. Col tizio con la mascherina sulla faccia, non è male. Antonio Zapatero. Antonio, via, si chiama con me il tanto. C'ha pure l'orecchino sul naso. Accidenti. Con la penna rotta. Quindi lui scriveva davvero una penna rotta, pensa un po'. Come osi? E gli ha levato la penna. Addirittura. I'll keep the fountain pen. To remember you by. Nementum pena se va. Non è stata trattata con molta cura, e quella si sapeva. Allora, questo c'è un cosino. Crediti. Cerca edizio in cabina. Aspetta. Afferra. I medicinali. Is anything the matter? L'ho afferrata. La lista dei passeggeri. You mentioned the passenger list? Oh, I'm sure it's just my mistake. You really do have it memorized? I thought I did, but I'm still new at this job. It's probably just my mistake. I'm sorry I said anything. No! Maledizione. Is anything the matter? L'agente federale Young il clandestino. Chi chiedo? Chiederò Young il clandestino. You called me a stowaway, didn't you? My apologies. Mi chiede scusa per avermi chiamato un clandestino. Perché? No deep meaning. Niente? Non era intenzione, sono davvero spiacente. Vediamo un po'. Vediamo l'agente federale. E beh, c'è pure parlato. Vediamo un po' che cosa dite qua. Però il problema è che non mi sta aggiornando. Madonna, vedete, mi aggiorno ogni 100 anni. Bello, perché cominciano già a arrivare le domande per la super diretta che ci sarà dopo con l'attesissimo l'ombra di Mordor, mentre io me la sgallo con questo affare qua e lì stanno cercando di attrezzare per fare qualcosa. Allora io me ne vado.
Vediamo se faccio così, se c'è rimasto qualcosa. C'è qualcosa qua? Afferra. Che cos'è? Ah, posso farmi un bicchiere d'acqua. Aumenta la visione e l'acqua, ma definisce la stamina. E questo non è un bene. Aspetta. Ma io non volevo fare questo. Maledizione, volevo andare a vedere l'armadietto, che secondo me è il futuro del mio gioco. Questo rifaccio quello che ho fatto sull'altro lato, solo di là era più bello perché c'era il sole. Allora, vediamo un po'. Ecco fatto. Afferra. Vediamo se lo apro. No, torno nel cesso. Ecco che cos'era la porta. Porca miseria. Vabbè. Io pensavo fosse un armadietto. Ah boh. Secondo me fra un po' mi finisce tutta l'energia, detta anche stamina. Allora io vado qua. Vado a provare a vedere se riesco a prendere da mangiare. Non ho guardato per niente sui sedili. Allora lì, chi è che è stato? Ho quasi finito la stamina. Secondo me non ho scoperto tutto quello che c'è da scoprire, anzi ho scoperto molto meno. Allora qui acqua minerale. Che c'è qui sotto? Snow on the front. Cherry blossoms. Sul lato di posteriore. E quindi? They change them according to the season. Chi se ne frega? Totally atrocious. But hardly avant-garde now, is it? Ma che? I'd expect a less flying coach, of course. But would it have killed them to use a little real stitching? Honestly. And who might you? I don't ask for opinions from the uninspired. Suki, baby! Questi rivoli. Dress all the seats white, then crown them with a single pink stag beetle? Oh, yes! Or maybe change all these to black lights, but not too dramatic. Non è esattamente mascolino. Non mannequin. Ha mai risposto il tuo manichino? She's not a mannequin. Sciarpa costosa abbinato. Lui è Duncan e lei è Saki. Suki, scusate. Save the four. Duncan e Saki. Ah, Suki, anzi. Anche questo inizia per D. Non è male. E un po'. Anche lui è abbinato. Il capello non è male. E chi devi chiedere? Ma che c'ha sulla testa? Tipo un cono gelato a pistacchio. E lei ha le macchie sulle tette. The epitome of my next theme. Con anche la musichetta Facchi, che è la roba più anni 80 che si sia mai vista o sentita. È stato spostato. Vediamo se trovo un po' da mangiare, perché la stamina è quasi finita. Mangia per conservare il vigore, però. Turbolenza. Chissà che succede quando finisce l'energia. 4539. Ma che devo fare con la tizia? Oh, tutte belline però le trova. The sun setting there, so that's the west. The west side window, the angle of the setting sun, that is the left side in regard to our direction of travel.
That window right there. That window made a noise, didn't it? You heard it, right? Ma questo è matto un pera. Nonsense. Absolute nonsense. She has her name written on everything she owns. She's a decoy. Oh. Ma lei tra l'altro gira con il coso del salvataggio. Non c'è nessun problema. Aspetta. There's most definitely a problem. The window will keep on creaking. Suddenly it will break. We'll turn like crazy. Lightning will hit us again. A direct hit. Lightning? Yes, lightning. It'll blow an engine up this time, that's for sure. And what happens then, Mr. No Problem? This plane won't be flying anymore. You agree with me now, right? This plane is going down. No, this plane didn't crash. Ah, lui parla al passato, ovviamente, perché sa che non è crashato. What? Did it crash? Did it? How the fuck would you know that? Se ne è accorta. Is there a problem, madam? This dumb shit here is fucking with me. I told him the noise the window is making. Is that you? I told him. Well, perché lo Stuart c'ha i guanti antisommossa? Questo non è un bel segno. Well, well. Let me see now. Ora mi viene. I have to admit, anche questo ce l'ha con me. I can't imagine why. Philip Cini. C'è pure l'asma. Magari non è asma. This flight attendant seems to know me. Assistente non lo conosce. For me, passato non è ancora accaduto. Chissà. Proprio una roba fuori di testa, questo affare qua. Completamente fuori di testa. Era carina quella sequenza che ci ha fatto fare prima fra piatti e bottiglie, ma adesso non mi piacciono più. Non è che abbia tanto risultato. Carino. Mi sa che adesso ci siamo. Mi butta fuori dal gioco. Me? Your watch was about to fall off. Gli ha rubato l'orologio. So I didn't think you'd want to lose it. I'm just a polite, helpful passenger. Look, ref. If you're gonna bench anyone, bench her. And I heard it. And if you don't listen to me, I don't know what I'll do. Just listen. Now I've got three people with names that start with D. Deborah Anderson, Duncan, Derek Buchanan. To be honest, I still don't know if any one of them is who I'm after. But there's a bag load of room for suspicion. Isn't that right, in effect? Sì, però io visto non trovo da mangiare. Provo ad andare laggiù. Vediamo se. No! Vedi il simbolo del cibo? Riprova, vai a casa. Aspetta. Ah, mi rende e mi ridà tutto. Mi fa vedere dove c'è il cibo, forse. Solo che adesso troverò il cibo, ma non so che farmi. These look like souvenirs from the trip. Infatti, le noccioline. Ok. Ok. Quindi il trucco è riuscire a capire dov'è la roba da mangiare prima che sia troppo tardi. No, questo non lo fa. Aspetta, ma la valigia? Perché appunto girarsi? Ah, aspetta. Quello torno indietro, non ci voglio andare. A posto. Ho rotto uno shuttle. Va fuori di testa. Mi fai girare? Perché mi fai girare? Proviamo ad andare laggiù. Vediamo se mi giro. Questo se no mi spacca la testa. Vediamo un po'. Vedi, sono tutti scudettini.
con i punteggini. Faccio saltare. Qui non c'è altro, credo. Vediamo qua. C'è un gatto. Chissà che ci sono i gatti sugli aeroplani. E che cacchio c'è? Ah, il gatto sarebbe la versione della tizia di prima che mi fa... Che figata. Che mi fa da negozio, praticamente. Noccioline? No, nulla. Tanto adesso ci sono, ecco. Avrei potuto salvarmi le chiappe così, col gatto. Invece non l'avevo visto. Però immagino che un po' sia questo il motivo per il gioco. Ah, vedi, scopro il gatto e trovo un altro obiettivo. Quindi, no... Tra l'altro mi... No, aspetta, fermati. Ecco, dovrei fare così su tutto l'aeroplano per riuscire a vedere in ogni fila, in ogni ordine di posto. Vedi, per esempio? Appunto, per riuscire a trovare tutti gli indizi. E così facendo scopri chissà cosa del gioco. Il ritaglio di giornale. Disastro nella Stanley Cup. Che è qua, però dovrei leggere, ovviamente non leggo. Insomma, o ci giocate a casa per i fatti vostri, oppure... Allora, no? Aspetta, eh. Eccolo là. E che cosa ho trovato? E ci sono i panda! Io non so se voi ci avete giocato a Shenmue, ma Shenmue in pratica aveva questa idea qui alla base. Pochi elementi interattivi dentro gli scenari, soprattutto le case, solo che ovviamente era l'anteguerra. E bisognava interagire con le stanze trovando gli oggetti da poter cliccare e cliccandoci sopra. Ovviamente all'epoca si usava il pad del Dreamcast e poi dell'Xbox, perché uscì anche su Xbox 1. Lì c'erano le noccioline. Vediamo un po'. Vedete Loki che abbiamo già fatto. Vedi? Questo è un rischio, perché in pratica io la sto facendo tutta roba che non serve a una mazza di niente. Quindi il concetto cos'è? Guardare in giro e vedere in quale degli scompartimenti ci sia qualcosa che mi può interessare. Questa è l'acqua che mi rende la visione, anzi mi dà i crediti, mi dà. Allora, io mi giro. Quindi non c'è niente. Vado avanti, io provo ad andare qua. Io lo spingo. Cioè, voglio fare il mio degli amici, eh? Ah, non mi fa passare. Dove c'era il tizio con i manichini? Quindi non sono degno di entrarci. Vediamo un po'. Mi rimanda indietro se provo. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, e come faccio a distrarlo? Ah, distrai un membro dell'equipaggio e vai nella business class. Proviamo a afferrarlo. Ecco qua. Col cuscino. Vediamo un po'. Però lì non ci arrivo, vedi? Distrai un membro e vai nella business class. Questo no, perché con lui ci parlo. No, vabbè, magari poi mi prendo un vigore più 5, guarda, me lo compro. E basta, porca miseria. Facciamo un vigore più 7. Ma porca miseria. E facciamo anche un vigore più 10, solo sta finendo di soldi. Prezzo il piccolo, vabbè. E come faccio a... Vediamo un po'. Allora. Poliestere. Vediamo un po'. Questa è la matta. Oh my god!
questa è la roba che ho fatto prima. Boh. Vediamo un po'. Ah, the luggage is hidden. That's what's making the window squeak. Oh. Oh my. Aspetta un po'. Afferra. Impronte digitali. This door makes the window creak. Aspetta. Use this to make that nervous wreck go into overdrive. Quindi. This door makes the window creak. I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. Quindi io devo riuscire a interagire con questo cavolo di portellone per far andare lei di testa, fuori di testa, vediamo un po'. Io ho già guardato, non c'è una mazza. This door makes the window creak. Porta che I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. Ma come faccio? No. This door makes the window creak. Fammi vedere. Se qualcuno sa che per caso ci ha giocato e me lo vuole scrivere, se io riesco a capire come si fa. Allora, aspetta un po'. Che intanto controllo se per caso mi state scrivendo, cosa che non credo, perché ho visto che erano già partite anche le domande per la diretta. La prossima volta ci organizziamo meglio. Allora, io devo trovare il modo per far scrivere la tizia. Vediamo un po'. Allora, facciamo così. Afferra, quelle sono le noccioline. I want to talk to him. No way. Get lost. Lo so. È veramente bello il primo scemo, assolutamente. I need to do something about this tough guy first, then. Allora, vediamo un po'. No. I want to talk to him. No way. Get lost. Aspetta un po'. Lui tra l'altro è completamente ammanettato. I need to do something about this tough guy first, then. 14 e 4. Ci siamo quasi, vi ricordo appunto che io verso. Vediamo, se mi faccio così, cosa faccio? Spingi, perché questo è il modo appunto per. Cuscino blu, ho guadagnato 3 crediti. Devi stare molto attento quando premi. Porca miseria. Praticamente per aiutarti con i controlli fanno questa selezione del personaggio interattivo e quando è illuminato, se chiudi la mano, anche se è ancora illuminato ma la mano non è sopra il personaggio, è come se tu avessi selezionato la scelta, per cui va fatto un po' con un po' d'attenzione. Qui non c'è una mazza. Vabbè, afferrerò. Distrae un membro dell'equipaggio, però è tutto fuorché semplice a quanto pare. Dove l'ho messa? Che cerca lei? Oggetto della ricerca. Ah, casi extra, ci sono anche le sottoquest. Che cosa stai cercando? Oh, it's nothing, sir. Vediamo se vuole. Then allow me to tell you what it is. What do you mean, sir? The item you lost is. Devo scegliere. The crew manual, I bet. Of course it is. You've been struggling with the equipment here for a while now. Don't you think it would be better to have it? That. La strana assistente di volo. I'm not sure about. E dove lo trovi? Whatever the reason, she's hiding something. I might get more out of her if I find the manual. Se trovassi il manuale. Filcini, vediamo un po'. Is that Cheney fellow always like that? Ora sto chiedendo al tizio, del tizio che sarebbe l'assistente di volo. Like what? I don't know what you mean. He seems dangerous. Dangerous? Pericoloso. Superficially polite. Like he's looking down on others. Not at all. Philip is a valued member of the crew. He's always the first to handle the difficult passengers, too.
passeggeri difficili. Vediamo un po' se riesco a scoprire cosa devo fare con la tizia. You mean he handles the people looking for a lawsuit? No, I didn't say that. You sure did. No, sir. I only said difficult passengers. Deborah Henderson e la tizia è sclera. Vediamo un po'. La signora di giubbotto di salvataggio dovrebbe essere un passeggero difficile. Io devo farla sclerare, ma non so come. What does that mean, sir? Exactly what I said. Non so come, per adesso non ci ho capito una mazza. It's a personal matter, but one I cannot overlook. I cannot discuss other passengers. Just a little would be okay. Surely. Right now, you're the most difficult passenger on this flight. Vabbè. Vediamo un po'. Io non ho letto che cosa voleva lei da me, dalla mia vita. Continuo a usare l'affare per riuscire a distrarmi, ma già avvenne la business class. Vediamo un po'. Allora, qui c'è uno scudettino. E qui dentro cosa c'è? Qui forse c'è il mangiare? Vabbè, me lo prendo. Me lo prendo e me lo mangio. Questo l'ho già guardato, non me ne frega nulla. Vediamo un po'. Senza alcun problema. Sicuro. Io devo riuscire a far scalare lei, ma ti giuro, non so come. Quella è per spostarsi, queste robe non gli faccio una mazza di niente. Questo non c'è niente. Proviamo a vedere sull'altro lato. Qui c'è l'affare di là. Proviamo a metterti qua. Ma l'unica è guardare in tutte le direzioni. Io ho già guardato. Io ho già guardato. Qui c'è la matta. Un po'. Un po'. No, aspetta. Vediamo cosa c'è di qua. Mi fa selezionare una seppia. Spingilo, bello è fatto. Vediamo, prova a riparlarci. Non è il giubbotto di salvataggio. Rumori del finestrino. Philip Cini. Che faccio? Rumori del finestrino. The window noise bugs you that much? Ok, hot stuff. Let me ask you then. You're saying it doesn't bug you at all? Assomiglia a un'attore americana, a un'attrice americana, lei non mi ricordo come si chiama. What'll happen if it breaks? The plane will crash! How can everyone be so calm? If she is the... Ma sì, Forza Horizon 2 sarà tutto in italiano anche, mi chiede. Salvatore Lavino, se sarà tutto in italiano anche la versione 360. Ovviamente la traduzione sarà la stessa per il gioco. La mappa è più piccola, ma appunto, ma semmai mancheranno dei contenuti. Ma quelli che ci sono sono già tutti doppiati, non è che c'ha delle gare diverse. Ce n'avrà un po' meno perché la mappa è più piccolina, ma... I dare not even imagine it. I dare not even imagine. Controllo d'emergenza. Quindi questo è un altro caso accessorio. Quindi la seconda sub quest. Rabellino? Guarda, mi vede le dita. 3 no. O 2 o 5 o chiuso. So I need you to hurry around to a number of places and check them. If you can't check all the windows within nel tempo stabilito non avrai dimostrato niente. The very safety of this plane is resting on your shoulders. No, ma non me ne frega niente. Why mine? Go get to work. Ah, non mi risponde. Set. Go 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 go. Caso di emergenza. Ma serve sul telefono prima che scada il tempo. Quanto? 1 minuto e 54. Vediamo un po'. Eccole. Non ha nemmeno un graffio.
Per arrenderti parla con Deborah. Non è male. Vedi, è proprio un peccato alla fine che abbiano... Ma qui cosa c'era? Qui c'era una cosa sul collo, aspetta. Ok. Quanto ancora? Aspetta, eh. È un peccato appunto che povero Kinect sia finito in un, nel dimenticatoio, perché... È una roba un po' da scemi, trovarsi con le manine così. E quanti me ne mancano? Me ne manca uno solo, proviamo laggiù. Ah, forse c'è la roba nella... qua? Vediamo un po'. Eccolo qua. 10 su 10, gioco con Blu. Bisogna imparare a usare anche la mano con la spalla destra, che se no mi sto spaccando pure la schiena. È fuori di testa sta affare. Guarda lì. Ok. I would have done better when I was back on the boss. The safety of the windows is assured. Good. Questo è completamente scemo. However. C'è sempre quello che farò muore. Io devo riuscire a far partire quella roba, ora chiederò un po' a lei. Allora, vediamo un po'. Something's been on my mind. So I took this chance to reread some old. Io vado avanti anche perché adesso il resto non ho tenuto. E mi dà gli appunti, vediamo un po'. Sempre con me. Ieri sera tra l'altro appunto ho giocato un po' a Mordor e sembra davvero figo, sembra. Per me aveva i controlli un po' legnosi. Però invece, ma ci ho giocato meno di un'ora ovviamente. Invece Stefano si è proprio innamorato, gli ha, a parte il voto che ci sta tutto, ma proprio ne parla in maniera entusiastica, ha fatto una recensione enorme su 30.000 battute, una roba del genere. Io stanto controllo sul cellulare se mi state mandando dei messaggi, su Twitter. Allora, caso numero 11, inizia il contatto di lezione. Ah, non era per continuare a parlare con lei, ma era per fare la seconda questa di quelle a tempo. Ispezione d'emergenza, ho dato anche un obiettivo, lascia fare. Conserva tutte le icone prima che scada il tempo. Però non so nemmeno dove devo andare a cercare, vabbè. Allora, vediamo un po'. Quante ce ne sono? 13 addirittura. Segno di un'ispezione superata. Vediamo un po'. Qui, qui. Non è nemmeno una grinza, poi immagino che saranno sempre di più. Immagino che saranno sempre di più le icone e sempre meno il tempo per guardarle. Vediamo un po'. No! Vabbè. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Allora, io mi giro, vediamo un po'. Questa. Qui non c'è una mazza. Qui non c'è una mazza. Vado avanti. C'è qui, ah, aspetta, preso. Ispezione superata. Dai, 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 dai. Presa. Basta passarci sopra la mano, questa roba. 11 di 13, ne manca 2, come al solito saranno qua dentro. A meno che non siano nel cesso. 1, eccolo, 1 e 2. Perfetto. Dai! Mi dispiace, dai. Ora però basta. E devo riuscire a scoprire come andare avanti. Voglio lasciarvi almeno avendo superato questa prima parte. Ovviamente in tutte in queste cose appunto che riuscite a sbloccare tutti gli elementi e tutti i casi secondari. Sempre nel solito bilanciamento della stamina che si consuma e del tempo che passa. E sbloccate nuova roba, buono salute, crediti ricevuti per poter contare. Inspections only have meaning when performed
E qui ovviamente parla del suo psichiatra, perché è tutta fulminata. Almeno mi sono chiarito il fatto che questa per il massimo è una psicopatica, ma non è l'assassina della moglie. Perché appunto ve lo devo fare e scoprire se lui l'ha. Non ha il giubbotto di salvataggio. Vediamo un po'. Filcini, posso continuare a interrogare. Were you fighting with that male crew member all this time? Fighting? I was educating him. Educating him. Il pericolo in cui ci troviamo. We are in. He was just like that on the flight over too. You can't be too careful. He obviously has trouble understanding. Non riesce a capire le emozioni altrui, tra cui l'essere una psicopatica. He's always having to calm himself down with that inhaler thing. It's all here in my notes. Vabbè. La donna con il giubbotto di salvataggio. Just what are you planning, wearing your life jacket like that? Planning? Ha! What are you blathering about now? Maybe you're hoping to stage a daring mid-air escape? Vedi, perché il problema appunto è quel tizio che dorme con la mascherina. Why aren't you wearing your life jacket? Il tizio che dorme con la mascherina è quello che dopo il volo sparisce in volo, appunto spari, e lui pensa che possa essere connesso con l'omicidio della moglie e lo vuole interrogare, però non riesce perché c'ha la guardia del corpo, che è uno dell'FBI, lo accompagna, che non gli fa parlare. Allora quindi io devo prima arrivare di là. Allora, è un po'. So what kind of something do you think will happen up here? You're slower than you look. What do you think? On an airplane? Abduction? What? Abduction from an airplane? Tipicamente giapponese c'ha i tempi più lenti della vita rallentatore, una roba incredibile. Io continuo a controllare qua, però non è il modo migliore. Si è sempre convinta che l'aereo debba precipitare, che è sempre il suo psichiatra. Esatto, ce lo fanno conoscere prima o poi. E un po' di là mi sa che c'è il Pierpa che sta facendo il dottor Jones. Andiamo note sulle persone, va? You take notes on everyone you meet? Yeah. You got a problem with that? Not necessarily. Perché lo fa? Vediamo che cosa succede se io salto. Methodology. Ah, non posso, salvo. Peace of mind. Really? Yes. Methodology for achieving peace of mind. Ci avesse fatto fare qualche scena d'azione un po' in più. È la vita dei dialoghi questa, eh? È tanto giapponese. È tanto tanto giapponese. Antonio Zapatero. Ora gli chiedo dello psichiatra. Zapatero invece il tizietto di prima è quello che io devo, con cui dovrei riuscire prima o poi a parlare. Altro lì dietro c'è Pierpaolo che ha cominciato a giocare a Mordor per la super diretta che andrà in onda alle 3 spaccate. Vediamo, gli chiedo di Zapatero. Vediamo, gli sto chiedendo se sa qualcosa dei tizi in fondo, che sono il tizio dell'FBI e il tizio che voglio interrogare. E gli sto dicendo che non te le do perché sono cazzi miei. Alla larga dal male. C'è di buono che appunto nei dialoghi parlando non consuma la stamina, non consuma una mazza di niente. Anche perché sennò si passerebbe, a questo avremmo finito tutta la stamina per 3 episodi invece che di 2. Porca puttana, non passa veramente più, è la roba con meno azione, a parte la mia che ballonzolo sulla sedia, che abbiate mai visto in vita vostra, devo dire, col Bazza lì che continua a fare le fotine e le riprese per lo spacchettamento dell'iPhone 6 e dell'iPhone 6 Plus. Ti sei piegato, Bazza? Non ancora. È bello perché posso passare da un dialogo all'altro e lei dovrebbe anche pensare che sono normale io invece che lei. Ah, quindi mi dà le informazioni.
Forse un criminale o roba del genere. Però è sotto l'effetto di droghe e dorme. Minaccia di basso livello. Uomo con occhiali al sole, l'ho già visto prima. Questa è la seconda volta che lo incontro. Il pennino della sua stilografica è piegato. Il grado di allerta. Like Dr. Johnson always says, keep your notes concise. Quindi mi ha detto quello che sa. E poi? Next time, you'll have to take notes yourself. Vediamo le note dettagliate. This really is just to achieve peace of mind. Sounds like an accusation to me. Di farsi i cazzi degli altri. Your notes are very detailed. It sounds more like you're investigating something. Or someone. You really aren't planning anything? Il fatto è che io non so se saltando questa roba e andando direttamente in giro a cercare di andare avanti ci va avanti, perché mi ricorda i tempi andati dei giochi giapponesi, dove se non facevi la cosa giusta al momento giusto, se non le facevi tutte quelle che era possibile fare, non andavi avanti mai nella vita. Yourself. Dici di guardare se stessa, in effetti. You've got some serious psychological issues. Il buio che dà di cornuto all'asino, anzi. How about I introduce you to Dr. Johnson? Ok, ho chiuso quell'opzione di dialogo. Are you serious? What? Of course I'm serious. Vediamo un po'. Do you know how dangerous hot coffee can be? Do you? There have been lawsuits. Vediamo un po'. Suits of law. It's like Dr. Johnson always says, you must approach every minor thing as though it is heart surgery. Si perde l'attenzione con una facilità mostruosa proprio. That it truly is only minor. Comunque ricordate l'hashtag SaveD4, perché ama le giapponesate, le giochi il confine della realtà. Date date una mano a Swery comprando il gioco. O parlandone agli amici, come le cose assolutamente da evitare. Vediamo un po'. Non c'è. Allora, vediamo un po'. Allora lì è il fantastico gatto. Allora, vediamo un po'. Lì non mi fa passare. Moving a guard dog requires some bait. Ho capito. Ho capito. Vediamo un po'. Però non mi fai fare niente. Ah, che idiota, non la devo afferrare. Che imbecille, imbecille. Stava a fare rumore sulla porta. Perché non sono alternative l'afferrare e la spinta. Devi spingere e fare rumore. Ma perché c'hai i guanti? Ah, c'ha solo il guanto destro, tra l'altro, Antipani. Eccolo fatto. Ma gli dammi il tondito d'angolo. Inala. As you wish. However, perhaps if we change your any way I can talk to your manager? I'm sure the sound of window will not annoy you, and every business class. Alamo in business class. Business? That's I could show you to your seat. One where I can't Madonna, mi ci voleva 5 secondi. E vabbè, abbiamo fatto un po' di chiacchiere con una psicopatica. La chiameremo a pranzo con una psicopatica. Mando la porta. Addio, ora ne spunta un altro. Un dottore alla mascherina invece del cinese. Che è? Oddio. Preso. La musica è bellissima, veramente. Oddio. Guarda un po'.
sta affilando questo. Ok, siamo a un combattimento, vuoi dire? Certo, ce n'è di gente strana sugli aeroplani in Giappone. A parte, siamo a Boston, in teoria. Perché lui, appunto, quando si è risvegliato dopo che la moglie era stata uccisa e si era risvegliato dopo il casino, ha queste due cicatrici sulla testa che non si sa perché. Parla con il gigante misterioso. Io finalmente riesco ad arrivare nella business class. Ci ho messo un'ora, ancora 10 minuti. Sto guardando l'orologio e soprattutto sto guardando perché devo lasciare per i ragazzi che devono assolutamente preparare per la super diretta. Vediamo sto matto cosa dice. Secondo me adesso facciamo tutti una finita. Ah, questo ride. Mamma mia, che fuori di testa. Okay. Conosce il nome che è? Questa fame. Musica è veramente clamorosa. Lo. Che devo fare? Colletto. Ok. Madonna, ora si precipita, sta a vedere. Hey, enough already! How long you planning on keeping me waiting? Questo è al bagno. E quindi posso andare a parlare col tizio? Non è male che ci trovi. Se ti trovi sull'aeroplano un tizio con una forchetta e un coltello, non ti parla, ti guarda. Ha una mascherina per non respirare. Oddio! C'è quella robina che luccica, accidenti, a me prima non sono riuscito ad andarla a prendere. Chissà che cos'era. Magari fa parte dopo. Forse è l'occhio del tizio, no? Perché c'è anche. Ma pensa te. Sta ammazzando. L'ha ammazzato. Quindi lui mi conosce. La musica da super metallari. Non ci credo. Grande, sbagliato. Ok. Perfetto, perfetto. Madonna. Sono che scemo. Perfetta, no, l'ha fatta ballare e poi l'ha messa a sedere fuori di testa. No, l'ha rimessa a sedere, completamente scemo. Vabbè. Oh, yeah. Stiamo precipitando nel frattempo 50%, per cui poi si tratta pure di rifare le stesse scene per ottenere il 100%. Meno male, un po' d'azione dopo tutte le chiacchiere di prima. Il problema è che tanti di voi a questo punto saranno o morti oppure andati in bagno aspettando la diretta di Mordor, appunto, che i ragazzi faranno appena mi levo dalle balle di qua. Ah, vedete, c'è un timer che fa vedere quando sta per arrivare l'interazione, ti devi preparare. Probabilmente dal colore dell'icona si riesce a capire per tempo qual è la direzione. Ah, ora c'è come a baseball, col manichino che si è rotto e la palla. Tengo la posa, guardate cosa mi tocca fare. Non è male. Perfetto! Bravo. E gli ho fatto saltare l'occhio di vetro. Lo sollevo, lo prendo. Sincronizzazione 100%. Ah! E devo urlare! No, vabbè, ragazzi. Che peccato. Dai, dovete assolutamente comprare questo delirio di gioco. Perché deve stravincere tutto. Ma è follia fuori di testa. Fuori di testa. Addio, e quello lì infatti. No!
Esatto, e quello lì è il memento. Che devo fare? Ah, devo spingere con le mani. Ah, devo tenere premuto. Ok, non dovevo spingere più volte, ma semplicemente allungare il braccio. Ci voglio ridere, vabbè, se riuscite a messa, cacciano le palle. No. Con la musichetta del carillon. Ah, devo salutare per l'azione. C'è l'ensore in pressione piccolo piccolo. Vediamo che succede adesso. Però continua a esserci l'orologino, per cui evidentemente ancora dovrò continuare a far così. Infatti lui non si arrede. Mi sta strozzando con le catene. Ecco, vedete, mi arriva. Esatto, ah ok. Giallo. Da fare? Non capisco. Ah, era la mano sinistra. Ok. Devo guardare il colore. Giallo è la mano destra. Allora. Adesso lo sto strozzando. Vedi che lei era una poliziotta, ho fatto l'82%, aspetta la mia poliziotta. Non importa chiudere la mano. Questo è l'occhiolino, sa che ci devo fare. E mi sa che adesso fa una fine libera la roba. Pennina rotta. Olivia? The courier, he vanished? Allora, ancora 5 minuti e poi si stacca. Super sblocca, vabbè. The front is a cherry blossom pattern, and snow is on the back. When did that change over? L'hanno girata al contrario, prima era l'inverno, tenuti. Questo lo cherry blossoms and snow are switched, no mistake. So what does that mean? Yeah. When did you move to this seat? Aspetta. When indeed, young Mr. Young. So funny you would ask. What does that
that mean? If time changes, so se cambia il tempo. Does place. Time is of the essence. You, of all people, should understand. Tu fra tutti dovresti capirlo o saperlo. E va bene. E con questo è finito questo a pranzo con D4. Ci siamo un po' dilungati sulla parte intermedia. Adesso devo vedere chi è che mi stava seguendo. E adesso mi sa che tagliamo e salutiamo. Credo che vi vediate giovedì con Pierpaolo che fa, che gioca a Mordor. Quindi continua la nostra copertura. Ciao e grazie. Ciao.